Bella ragazzi, un saluto da Fergie Mizzanotte, benvenuti in questo nuovo post partita. Adesso rega il post partita di Spagna-Italia, Under 21 che è finita 0-0. Purtroppo siamo con solo 2 punti in classifica. Dobbiamo vincere martedì sera, giustamente, con la Slovenia per passare come passare. Non so come prima o seconda. Dunque, parliamo giustamente della partita, non è che capelli orrendi. Beh. È finita 0-0, però bisogna dire che comunque noi abbiamo giocato in 9 per una cagata. Scamacca che non ha fatto quasi niente, non ha fatto niente, ha solo toccato il difensore della Spagna. Hanno espulso Scamacca, poi varie proteste, vari spintoni. L'arbitro ha dato un rosso diretto al difensore della Spagna e poi hanno Rovella rosso diretto per rosso diretto, doppio giallo. Scamacca doppio giallo, Rovella rosso diretto, credo. Non mi ricordo comunque bene. Comunque, bisogna dire che comunque è stata una partita molto equilibrata, perché ci mettevamo il risultato sia noi che comunque anche la Spagna che ha preso, cioè anche la Spagna ha fatto una buona partita. Noi abbiamo, diciamo, fatto un poco meglio nel primo tempo. Però, comunque, se fate il calcolo, ci hanno già espulso 4 giocatori in 2 partite. In 2 partite. Vabbè, il gol l'ha preso con la Repubblica Ceca, ne ho già parlato, e purtroppo l'autogol ci ha pagato. Con la Spagna finita 0-0, partita abbastanza equilibrata, che è stata anche bella da vedere, e noi ci troviamo all'ultima giornata a vincere contro la Slovenia, per essere certi del passaggio del turno. Slovenia che è ultima, cioè la Spagna 4, Repubblica Ceca, Italia 2, Slovenia 1. Quindi sulla carta dovremmo vincere. Sulla carta. Però comunque è un europeo, è un torneo anche abbastanza difficile, ci sono molte nazionali forti e quindi purtroppo non sai mai se sei la favorita o no. Cioè, dico, io spero di passare come prima, anche perché basterebbe che la Repubblica Ceca battesse la Spagna e noi battessimo la Slovenia, così ne passiamo noi 5, Repubblica Ceca 5, 5, aspetta, ha vinto con la Slovenia. Aspetta, con noi ha pareggiato con la Slovenia, cosa ha pareggiato? Mi sa di sì comunque. 5-5, la Spagna 4, se perde con la Repubblica Ceca noi 1, non è così. Se poi magari vinciamo con la Slovenia, la Spagna magari vince con la Repubblica Ceca, sono 7-5-2-1. E passiamo come seconda e quindi becchiamo le varie prime. E non sarà mica facile. A parte che per aspettare i quarti dobbiamo aspettare fino a giugno. Quindi con l'Europeo, poi ci sarà anche l'Europeo. Però io ve lo dico adesso. Noi comunque dell'Under 21 abbiamo sempre avuto una squadra abbastanza forte, una squadra che sempre, che ho letto una statistica che la nazionale passa i gironi dell'Under 21 dal 2001. Quindi sono 9 tornei perché nel 2011 ci sono qualificati 9 europei Under 21 che ci qualifichiamo alla fase eliminazione diretta. E non è male. Comunque dai, sempre Forza Italia, speriamo di fare bene. Speriamo di fare bene, vi dico che martedì starò lì a guardarla tutta, a parte che i partiti si guardano sempre tutte, sperando di passare, perché comunque anche la Slovenia, non dimentichiamo che anche se padrone di casa non è la nazionale, non è lo Zimbabwe, è forte comunque, cioè fortina, se non lo so neanche com'è, che giocatori ha la Slovenia Under 21, non lo so, vabbè, rega, bella.